c'era attesa per l'inaugurazione ufficiale della mostra fotografica Le vie della bellezza di Marco Trionfetti, allestita nella sala Mascarucci del comune di Mondavio. La mostra, itinerante, già presentata a Pergola, rimasta in esposizione per 2 settimane al Museo dei Bronzi Dorati, rientra nel progetto Itinerari della Bellezza di Confcommercio Pesaro e Urbino, realizzato per valorizzare dal punto di vista turistico ed economico le bellezze ambientali e culturali di un territorio, quello della provincia nord delle Marche, per certi aspetti ancora inesplorato, ma con grandi potenzialità. Le vie della bellezza, la mostra di Marco Trionfetti, va a completare un percorso che è iniziato con la realizzazione degli itinerari della bellezza della provincia di Pesaro Urbino, a cui il comune di Mondavio ha aderito dal 1 di gennaio di quest'anno. Un progetto che prevede un'intensa attività di promozione in Italia e all'estero, ma come abbiamo sempre detto anche ai critici, il progetto poi si riempie di contenuti man mano che passa il tempo e quindi c'è un'intensa attività di promozione, di comunicazione. A giorni usciremo sui giornali nazionali, non dico quale per non fare pubblicità, ma con una campagna pubblicitaria del Visita la Bellezza. E quest'estate, appunto, con Sulle strade della bellezza, dal 2 luglio al 2 settembre, riempiamo di altri contenuti le piazze delle città che hanno aderito a questo progetto. Quindi Mondavio, Fossombrone, Pergola e Sant'Angelo in Vado, dove appunto in questi 2 mesi si svolgeranno concerti, spettacoli e questa mostra fotografica itinerante che abbiamo voluto definire le vie della bellezza, perché nelle vie delle città dell'itinerario della bellezza una bellissima donna, quindi ecco la bellezza femminile inserita nel contesto della bellezza di queste città. Una pubblicazione, anche con testi in lingua inglese, e poi la card per visitare a prezzi scontati alcuni dei gioielli di questo territorio. Insomma, una serie di opportunità per un'offerta turistico-culturale di rilievo. I turisti possono trovare questa splendida pubblicazione, anche in lingua inglese, oltre che in italiano, e la card, il carnet, il biglietto unico, che a 15 euro consente di visitare la Rocca di Mondavio, la Domus del Mito di Sant'Angelo in Vado, il Museo dei Bronzi Dorati di Pergola, il Museo della Quadreria Cesarini di Fossombrone, l'Oratorio di San Giovanni e l'Oratorio di San Giuseppe a Urbino. Quindi anche qui la prima volta che si riesce a mettere in rete più comuni, più strutture museali e creare un carnet unico, un biglietto unico, a prezzo ovviamente che è scontato del 50% rispetto al prezzo originario. Quindi un tentativo veramente, a me pare ben riuscito per il momento, di creare una rete tra le città che meglio di altre nella nostra provincia rappresentano la bellezza. La mostra fotografica Le vie della bellezza, curata da Marco Trionfetti, è un racconto di un viaggio, o meglio di una viaggiatrice. Marco Trionfetti, come ha immaginato queste vie della bellezza e come le ha poi realizzate presentandole al pubblico in questa mostra che sta già suscitando tanto interesse? La mostra nasce dal desiderio del presidente della Confcommercio Americo Varotti, che mi contatta telefonicamente e mi chiede se potevo realizzare delle immagini di quattro città, che erano appunto Sant'Angelo in Vado, Pergola, Mondavio e Fossombrone. Faccio una visita in questi luoghi e, temendo di dover fare i classici paesaggi, decido di fare un viaggio con una modella che lei stessa è la viaggiatrice, è la, diciamo, è la protagonista che va a visitare questi luoghi. Diciamo, questo è il leitmotiv del progetto. E durante, qui adesso siamo a Mondavio, c'è stato Pergola, c'è stato Sant'Angelo in Vado, Fossombrone, ho avuto la possibilità io stesso di visitare dei posti, secondo me, meravigliosi. Sono tutti vicini al nostro territorio, io lavoro e vivo a Pesaro e non avevo mai visto. Questo era l'intento, diciamo, era il concept dell'operazione, promuovere questi posti. E l'idea di inserire in ogni fotografia questa ragazza?
Le vie della bellezza, le strade della bellezza, quindi può sembrare anche scontato, ma insomma la bellezza femminile, alcuni posti e anche, un po' questi ritratti, mi sembrava una sinergia importante per far vedere dei luoghi, come per esempio quella in particolar modo è una fotografia che mi piace molto perché racconta questo viaggio, lei con la valigia, così. Siamo... Si parte da un'idea e poi piano piano la si sviluppa con la speranza poi che di riuscire a ottenere qualcosa di buono. La mostra fotografica rimarrà in esposizione a Mondavio fino al prossimo 5 agosto. Mondavio è il paese della quattrocentesca rocca commissionata da Giovanni della Rovere all'architetto Francesco Di Giorgio Martini ed è ancora ammirabile e si inserisce in questa serie di iniziative che prevede anche concerti, eventi e spettacoli. Sindaco, questa mostra era anche piuttosto attesa perché Le vie della bellezza è sicuramente un titolo intrigante. Voi fate parte degli itinerari della bellezza, c'è questa collaborazione con Confcommercio, poi però bisogna le cose vederle e capire anche che tipo di attrattività hanno per esempio con i turisti e mi sembra già da questa giornata che l'operazione sia ben riuscita. Sì, decisamente. Diciamo, noi siamo con Confcommercio nella gestione turistica dal 1° di gennaio. Abbiamo aderito a questo progetto proprio perché permetteva di esaltare le nostre bellezze in rete con altri territori, quindi riuscire a promuoverci insieme. E da circa un mese è stata lanciata anche questa card dell'itinerario e si stanno anche inserendo dei contenuti all'interno di questo contenitore, quindi l'avvio di questa mostra itinerante, fino a qualche giorno fa era Pergola, starà da noi fino al 5 di agosto, poi seguirà le altre località, quindi Fossombrone e Sant'Angelo, quindi un modo anche per far fruire ai nostri visitatori di esperienze di contenuti maggiori. Questa mostra fotografica ovviamente richiama il tema dell'itinerario, che quindi è il nome della bellezza, e l'obbina ai paesaggi di queste quattro località. Quindi per noi sicuramente è un aspetto positivo e oggi già in questa fase di inaugurazione vediamo che i turisti rispondono positivamente. Tutto questo all'interno di una programmazione estiva chiamata Sulle strade della bellezza, dove da luglio a settembre a Fossombrone, Mondavio, Pergola e Sant'Angelo in Vado c'è solo l'imbarazzo della scelta per turisti, viaggiatori, curiosi. Un'operazione supportata anche dalle amministrazioni comunali che ne hanno intuito il valore in un'ottica di sistema e di rete. Ma sì, in realtà poi si promuove il territorio a 360 gradi, quindi da un punto di vista monumentale, e qui abbiamo una delle strutture difensive meglio conservate all'interno della regione Marche, che è la nostra rocca. Abbiamo un gioiello che è il teatro Apollo, forse uno dei più piccoli della regione, ben conservato e che rappresenta veramente una bomboniera, una chicca da visitare. E poi ci sono ovviamente angoli, scorci di paesaggio, i prodotti enogastronomici, quindi un territorio da scoprire a 360 gradi.